famoso. Ouçam, vou dizer, é maravilhoso. Quando penso a esta canção, penso a um pouco de anos fa, um senhor italiano escreveu uma canção que se chama I bambini fanno boh. Não sei se avete presente questa canzone qua. Così noi ci sentiamo bambini nei confronti del nostro Dio, perché siamo come i bambini e la nostra mente non è abbastanza grande per comprendere quanto lui è grande, quanto è buono, quanto non riusciamo per cui rimaniamo sempre così boh davanti a lui. È questo che vuol dire ossa. Thank you.
amante del ciclismo, abbiamo avuto ospite Ann Harris quest'anno e per noi devo dire che è stata una piccola grande soddisfazione, proprio perché, visto le difficoltà che tutti sapete e che non sto a ripetere perché anzi dobbiamo guardare in avanti a quello che sarà invece il museo da qui in poi, diciamo che l'evento di Harris è stato per noi, ripeto, una grandissima soddisfazione. E ha portato molto pubblico e ha fatto capire che questa struttura può veramente dare, regalare grandi emozioni. E devo dire che una grande emozione ce l'ha regalata Ners, non solo per la sua presenza qui e per quello che ci ha portato, per quello che ci ha fatto vivere della storia dello sport del ciclismo, ma anche perché all'incontro era presente una persona che questa sera è qui in sala e che diciamo che nell'incontro con Merz ha avuto una reazione per noi assolutamente inaspettata. Questa persona, quando ha avuto modo di salutare Merz, Merz è stato veramente molto cordiale e è stato molto contento di conoscerlo e gli ha detto una cosa molto importante, di continuare a credere e di continuare a non mollare. E questa persona è qui appunto questa sera con noi e prima di scoprire questa sorpresa vorrei chiamare qui con me Fabrizio, perché è con lui che abbiamo avuto.
serve Dio, perché ciò che è scritto, tu ti serve che fai una sicurezza. Passo la parola a Linda.